E questo mondo può essere in qualche modo trasformato, penso all'agenda digitale ad esempio, può essere trasformato da una grande azienda come la RAI con l'apporto dell'innovazione dell'IT? Allora, la parola agenda digitale ormai chi lavora nel mondo dell'IT fa paura perché se ne è parlato per tantissimo tempo, magari è un anno e mezzo, però nel mondo dell'IT è un tempo enorme. Esatto. Si sono realizzati tantissimi convegni, si sono fatte tantissime pubblicazioni, però poi poco, forse molto recentemente si è iniziato finalmente a passare una dimensione un po' più di execution, no? Forse per un tempo un po' troppo lungo se ne è parlato. La stessa cosa capita all'interno delle aziende. È chiaro che le aziende si devono dotare di un'agenda digitale, non è possibile affrontare il tema rispetto a un richiedente generico all'interno dell'azienda. La RAI ha avviato in questo periodo, ed è risaputo, è stato riportato da tutti gli organi di stampa, nella logica del nuovo piano industriale, 12 cantieri che vanno in qualche modo a toccare vari ambiti dell'azienda. Quello che ci stiamo rendendo conto è che ogni cantiere poi in qualche modo intercetta esigenze di tipo IT. E allora qui la riflessione nasce spontanea, ma a questo punto l'IT ha un ruolo di supplier, di, come dici tu, di motore o deve assurgere un ruolo anche di indirizzo e di governance? Perché probabilmente deve cambiare il paradigma che c'è stato fino in questi anni, no? Anche recentemente si discuteva sul fatto dell'uomo IT che debba imparare il linguaggio del business. Probabilmente è superata questa cosa. Spesso oggi è l'uomo del business che ha bisogno vicino all'uomo dell'IT per capire dove sta andando il business, perché l'IT, la digitalizzazione, la convergenza sta cambiando i paradigmi di riferimento e spesso il problema non è andare a automatizzare, non è andare a efficientare, non è andare a realizzare sistemi che in qualche modo ti permettono di avere magari una performance migliore di processo, ma di trasformazione. E questo chiaramente incide molto sulle direzioni IT, perché da una parte dobbiamo continuare a garantire il run, cioè noi comunque eroghiamo servizi e dobbiamo garantire il fatto che questi servizi siano assolutamente eccellenti, dall'altra parte dobbiamo comunque garantire un grow, una crescita, perché ogni mese abbiamo più cose da digitalizzare, aumentano i volumi, aumentano le dimensioni. Ma poi abbiamo sicuramente una dimensione da gestire che è di transform, cioè di trasformazione. Allora, il problema è trovare la giusta misura, non posso diventare inefficiente sui servizi, non posso dire alle direzioni dell'azienda fermatevi tutti per un paio d'anni perché mi devo occupare dei grandi progetti di trasformazione, nello stesso tempo non posso gestire, diciamo così, il rapporto con chi questa trasformazione la deve attuare dicendo scusate, sono impegnato sul garantire lo status quo con i servizi che deve erogare. Quindi è un momento veramente altamente complesso, molto stimolante evidentemente, perché questo permette comunque, come dicevamo prima, di essere presenti in vari ambiti, a vari livelli e ti fa capire che l'agenda digitale diventa in qualche modo l'agenda, se vogliamo, dell'azienda che attua poi, no, mediante questa agenda, il proprio processo di trasformazione. È una complessità che ti sta divertendo o che ti sta più No, in preoccupando? questo momento mi sto divertendo molto poco, ma è un fatto contingente, nel senso che un altro elemento è ad esempio il cambio organizzativo. Cioè il fatto di aver avuto in tempo molto rapido l'uscita del vecchio direttore, un change interno, un riposizionamento di quello che potrebbe essere il ruolo di VT, ha fatto chiaramente riflettere sul fatto che la vecchia organizzazione, che era ancora orientata a indirizzare dei layer tecnologici, quindi se uno guarda come oggi l'organizzazione della direzione ICT di RAI vede tutto il mondo della rete, della connettività, no? Quindi che per noi vuol dire sia dati sia fonia, vede tutto il mondo delle tecnologie, quindi noi siamo responsabili delle server farm che comunque in RAI sono importanti sia a livello centrale, noi abbiamo una molto grossa a Roma e una molto grossa a Torino, ma poi vi è una presenza molto parcellizzata sul territorio perché ad esempio noi mettiamo poi a disposizione tutti i contenuti delle sedi regionali, ad esempio sui portali Rai.tv. Poi abbiamo tutto il mondo delle applicazioni, tutto il mondo del demand, quindi della gestione della relazione con l'azienda. Ecco, questo deve cambiare molto velocemente. Stiamo cercando di attuare una grande macchina operativa che garantisca appunto l'eccellenza operativa dei servizi che eroghiamo, un'ingegneria,
dove andiamo però a mettere assieme competenze, skill a ruoli diversi, chi arriva dalla rete, chi arriva dalle tecnologie, dalle applicazioni, perché oggi è impossibile pensare a un nuovo progetto IT dove queste competenze vengono viste come diverse, ma tutti devono contribuire alla realizzazione magari di nuovi progetti, un mondo più di service manager, comunque chi è più votato alla conoscenza, al governo di quelli che sono i servizi che eroghiamo, e poi un nuovo demand anche nella logica della trasformazione che l'azienda richiede, quindi non solo nella gestione della contingency, comunque della manutenzione adeguativa e evolutiva, ma capace di far cogliere le nuove opportunità che le tecnologie mettono a disposizione. Quindi, oltre alla trasformazione che dicevamo prima, in questo momento stiamo cercando di attuare anche una trasformazione interna per capitalizzare skill e competenze e attuare quei saving che comunque vengono ancora richiesti. Il problema è che l'ICT ha sempre due anime: da una parte tu devi cercare di mitigare al massimo e di ottenere i massimi saving possibili sui servizi che eroghi, dall'altra parte però devi essere assolutamente proattivo, capace di promuovere quei progetti di trasformazione che dicevamo prima. Allora credo che soltanto mettendo assieme le operation e avendo una forte ingegneria tu abbia la possibilità di scalare in queste due dimensioni, da una parte ottenendo dei saving perché operi sui processi di delivery, mettendo assieme tutte le componenti del network, delle operation, delle server farm, delle applicazioni, addirittura della gestione della fleet, quindi della flotta di PC, dei device che oggi sono anche mobili, quindi con una complessità gestionale molto importante, e dall'altra parte per un'ingegneria in grado a sua volta di scalare invece e quindi di indirizzare, di gestire progetti importanti per l'azienda.